È definita la città a balcone sul mare, quella di Mondolfo, in un'ambientazione suggestiva tra mare e collina. Ma da qualche giorno gli organizzatori stanno ultimando i preparativi della quarta edizione del Natale più bello nel Borgo più bello, con una serie di svariati appuntamenti tra spettacoli, mercatini ed iniziative curiose per i più grandi ma anche per i più piccoli. Nelle date del 10 e 17 dicembre, tutto ad ingresso gratuito. Il programma di questa edizione saranno il Natale più bello nel Borgo più bello di Mondolfo con dei mercatini, e dove ci saranno tanti espositori, e poi ci saranno tante le scuole con tanti bambini che adoberanno gli alberi di Natale e poi tante altre attrazioni che sicuramente verranno svolte all'interno del chiostro, come la neve, come Babbo Natale, la casetta di Babbo Natale, dove poi regalerà dei doni a dei bambini che lo andranno a visitare e a trovare. Il programma proseguirà con... Allora, il programma quest'anno vede la seconda edizione della Birocini Xmas Race, ovvero la corsa delle gare dei Birocini in cui... chi vuole costruisce il proprio birocino a tema natalizio e si sfida lungo la discesa che va da via Mazzini a piazzale Borroni. È una gara allegorica, goliardica, nel senso che comunque è molto bello vedere tutti questi, no, birocini con la fantasia che poi le persone mettono nel crearli e, diciamo che poi ci saranno le premiazioni per il più bello e per il più veloce, e saranno i cronometristi a stabilire quale, no, il tempo migliore dei due giorni. Anche l'amministrazione comunale crede molto in questo evento. Sì, è un evento che ormai da 4 anni da lustro al nostro borgo è fortemente voluto proprio dall'amministrazione, che cerca di incentivarlo il più possibile e di aiutare le associazioni nel realizzarlo. Appuntamento quindi, lo ricordo, il 10 e il 17 di dicembre. Il giorno 26, il giorno 1 e il giorno 6 si svolgerà il consueto, anzi quest'anno siamo alla 25esima edizione, presepe paese, quindi il presepe vivente all'interno del nostro borgo.